È arrivato il momento di andare, però. Andiamo. Grazie. Una mano. Mi dai una mano? Prego, prego. Adesso, via. Stalking about Monroe, walking on Snow White. Vedo l'ora, anche io. Sono casato. C'è qualcuno? È arrivata la nostra prima star. C'è qualcuno? Ciao. Ciao, Memo, come stai? Bene. Ma che bello, ma Mara, bella ciao. Stella. Che piacere ciao. Vederti. Sì, ciao. Anche per me. Affrontare questa avventura per me che ho 84 anni non è certo facile. C'è qualcosa che ti preoccupa particolarmente? Ma mi preoccupa un pochettino, diciamo, il finale, perché mi sembra di aver capito che saremmo tutti nudi. Mi sento un pochettino in imbarazzo, però devo dire che ci metterò del mio. Lo recco. È permesso? Buongiorno. Buongiorno. Ciao Gabri. Come stai? Tutto bene, tu? Bene. Allora, come va? Presento mio figlio, Antonio. E poi bisogna salutare la regina. Ciao. La regina. Mara, ma io mi inchino alla regina. Ciao, bene, ma che tu, bello. Tutto bene. Ma che ciao. Bello. Arrivederci. Mi fa piacere, molto piacere. Mara, molto piacere. Oh. Ecco, vedi? Oh. Hai visto? Hai visto che fresh. Spiegami però quel oh quando hai visto lui invece con me. Ti ho detto ciao, come stai? Vabbè, ma è normale. Ho visto lui e mi sono un po' rianimato. Sedetevi. Lui non avrà timore a spogliarsi. Non credo. No. Tanto tu sei pronto? Hai mai ballato? Sì, ho ballato, sì. C'è qualcosa ho più che paura del ballo che della nudità, quello sì. È permesso? Ah, bravo. Sì. Wow. Va qua. Guarda come si è alzata di scatto Mara appena visto gli altri. Sì, ma sono tutti dei pezzacci qui, Mara, ragazzi. Ah, ma ci sono anche i sex symbol. I sex symbol. Mi sa che io me ne vado, va. Tutti belli. E che cavolo. Mi piace questo cast. Mara non si fa così, eh. Però scusate. Dimmi. Ne manca uno. Permesso. Ah, partiamo bene proprio. Sbagliato, guardi, la porta a campo. Francesca, ma che hai fatto? Scusi, guardi che la resta di là. Le mie condizioni non mi permettono di correre. Ciao. Ciao. Cosa hai fatto? Sei caduto? Sono caduto. Caduto dalla moto, modestamente Mara. Ho fatto tutto da solo, nonostante le mie condizioni sono venuto. Precarie? Precarie, ma vista la vostra baldanza, io faccio questo. Colpo in scena. Oh. Ah, fantastico. Bene. Mi sto riprendendo piano piano. La frattura era importante, ma mi piaceva l'idea di dare un contributo. Le star ora sono al completo e pronte a iniziare questa avventura che porta con sé un nobile intento, un messaggio sociale importante. Dobbiamo sensibilizzare la prevenzione, che è fondamentale. Soprattutto voi maschietti avete un problema di cui è importante fare la prevenzione, certo. Che è il cancro della prostata. E che per l'uomo è spesso sottovalutata, cioè mentre la donna non c'è è l'abitudine, da subito, non c'è l'abitudine a fare una visita normale, un controllo. A spogliarsi. Normale, a spogliarsi. Spero di riuscire a convincere le persone ad andare dal medico, a confrontarsi, spogliarsi. Che problema c'è? Secondo me la nudità è giusta, sì. in questa circostanza. No, ma in questa circostanza è giusta perché insegna a essere liberi e non avere timori. Quando si parla di tematiche anche così importanti vale la pena mettersi in gioco, quindi insomma anche fare delle cose che probabilmente non siamo abituati a fare. Per cui qui vi spoglierete dando proprio questo messaggio di avere la forza, la volontà, la gioia di andare a fare una visita preventiva, quindi, cioè, tipo, che è fondamentale. Se ce la facciamo noi ce la potete fare anche voi. Esattamente. Fratto può anche essere giocoso. Sì, no, è giocoso, l'idea però di affrontare questo tabù insieme, poi tra l'altro diventa molto importante attraverso il tra l'altro poi il ballo attraverso la performance, che ci vuole determinazione, perché la coreografia, ve lo dico da subito, tosta. No, non è facile. No. Ok, adesso vediamo la sta coreografia, andiamo a vedere subito quale sarà il nostro mostro da sconfiggere.